benvenuti nel video di Capodanno 2022. Come l'anno scorso non vi assicuro nulla, l'unica cosa che vi posso dire è che c'è Bruno, quindi la situazione si salva in questo modo. C'è un taglio di capelli molto prepotente, c'è anche il divieto di sparare fuochi d'artificio, botte, tutto. Non c'è nemmeno qualcosa da festeggiare, quindi le pirotecniche devono fallire, noi dobbiamo stare a casa. In un Simone completamente in ritardo, in un vagone completamente vuoto, sono le ore 18:10 e io non sto ancora nel luogo di sempre, nel luogo magico, quindi speriamo di fare presto. Sono arrivato, al momento sembra essere più tragica dell'anno scorso, però io sono sempre qui a riprendere, a testimoniare. La testimonianza è questa. Tra l'altro negozi come la pescheria e altri hanno già chiuso e non hanno nemmeno sparato. Lui è un vecchio personaggio, è un vecchio esponente, se lo ricordate, del video. Sì, mi dissocio. Capodanno 2018. Abbandonato nella via del cattolicesimo col pane, il vino sta a casa. Pane, anzi, ma tu non fai utilizzo di pane integrale? Sono mangiato dei cracker, un pane l'ha distribuito un po'. Buffering, Internet Explorer. Abbiamo un discorso, una parabola. Vada, vada. Tu sei a scumpoli, pacchi, cavalli e bello pure. Quando sai, sai tutti i capimoni e porti meglio molti chi mi vuoi. Perfetto, perfetto Bruno. Possiamo anche chiudere qua tutto. La possiamo mettere, perfetto. Questa va proprio nella storia di YouTube questa cosa. Questa è meglio la livello. Ma ricaccia il piacere! Ah, questo è lo spettacolo. Tu ti sei perso uno spettacolo incredibile. Voglio dire una cosa. Dica, qui c'è la scumpa, il pacco, i cavalli e il bello mondo. Quando sai la salute il capo mondo e poi c'è meglio molto più per me. Una capiteria. Resto perplesso. Al tabaccaio possiamo dire il capodanno ludopatico, ci sta Pandoro, Spumantino e Super Enalotto. Adesso vi spiego il motivo per cui queste macchine stanno messe così. Tutto al ponte non sparano. Quindi di conseguenza, per prevenzione, il pullman passa davanti, grazie. Per prevenzione mettono le macchine qua sotto così che non si sfondano. Allora, io e Riccardo stiamo girando per Cavalleggeri. Sì, ma dimmi, dissocio sempre. Vai, ci stiamo togliendo uno sfizio. Io prendo un altro bengala gigante. Stiamo a posto. Grazie. Abbiamo preso il bengala per fare un po' di luce. Qui c'è un po' di casino perché questo è il posto sicuro. Forse non il nostro, se non ci spostiamo ci butta sotto il pullman. Stavamo tornando ma poi abbiamo visto due batterie. Foto di squadra. Bello e buono, Nino D'Angelo. Adesso torneremo a casa, faremo il cenone e poi dopo ci vedremo con i fuochi d'artificio. Speriamo bene che qualcosa si fa, se no ragazzi, pazienza. Dovevo lavorare in un locale, ma si è sciarmato tutto. Nel frattempo vi faccio godere un attimo col mio outfit incredibile, degno del più co di fuori rotta. Sperando che non mi fanno la multa quest'anno, vai io. L'albero è sempre lo stesso, con un po' di neve. Come avevo detto nello scorso video, ho preso i maglioni su Vinted, eccoli qua, questo ne è uno. Molto molto brutto e quindi di conseguenza molto molto bello per me. E ovviamente sotto non lo sto nemmeno a dire, mutanda rossa. Qui abbiamo i classici involtini primavera, no, la girella con dentro il sapone. Ma confido su. Vediamo un pochino se troviamo qualcosa interessante. Ovviamente non si parla di altro che Covid. TG5 si parla del Covid. Rete 4 tempeste d'amore. Qua si parla del Covid. Quindi la cosa migliore da fare è prepararsi sempre al peggio. Come dice Rocky Balboa, non quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi. Lo inauguriamo? Lo inauguriamo. Gestisce la rete di rama prossima. Non c'è il divieto. No, lo sparo. Noi abbiamo un divieto. Questi sono dei pazzi. Ecco Napoli. Vabbè, non ci dissociamo da tutto questo, eh. Vietati i cenoni e gli eventi all'aperto. Tutto è vietato. È vietato pure accendere la televisione, spegniamo. Nonna, nonna. Lo volevi? Avrò un milione di cose da dirti. Ma non dico niente. Elma a me.
Eta, fai di me quel che vuoi. Questa la dedichiamo a tutti i decreti. Me ne frego. Oh sì, me ne frego davvero. Una volta seduti a tavola con la spaghettata davanti, non sono stato capace di stare un secondo zitto. Probabilmente era la solita ansia di Capodanno. Non sono riuscito nemmeno a mangiare metà piatto, cosa che per me è assurda. E mi sono dedicato soltanto alle vongole e ai cavalli di battaglia di Massimo Ranieri. Amare un'altra donna, cosa farà? E ovviamente su questo non c'erano dubbi. Ho esagerato. Troppo solo che ancora ti vuol bene. Adesso che mi è venuta anche una botta di appocondria clamorosa, direi anche basta. Ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca. I classici. Manca veramente poco. Struffoli, presenti. Rococò, presenti. Mustaccioli? Si nascondevano. Sono presenti? Sì, sono fatti in casa. Poi ci sta la bottiglia Santer, personalizzata Napoli. Braghetto d'acqui per lo stappo e queste pablets. Lì invece ci sta la rappresentazione di quest'anno, Maina Gioia. Fuori, fuori c'è un po' di nebbiolina. Ci siamo quasi. Manca veramente poco. Ho preparato l'outfit, caso me lo faccio vedere anche dentro, perché sennò qua non si vede niente. Attenzione, fontanone. La new entry, amici, GoPro Hero 10. Farà la mia reaction, vediamo un po' se riesco a... No, sì, eccoci forse. Oh wow, questo è il mio outfit. Cinta discutibile, color marroncino, avancio un po' da pattone bianco, scarpa scassata bianca che si abbina anche col cesso dietro. Un minuto e 21, ragazzi, comincia l'ansia. In realtà è iniziata un bel po' di tempo fa, lasciamo stare. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri! Auguri! Al 2022 che sia un pochino meno peggio di questi due anni di merda, grazie! Tanti auguri a tutti quanti! E adesso scende! Si scende, si scende! Auguri, 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 guarda, mi ho buttato il coso in capo, ecco qua. Ragazzi, auguri! Auguri! Sì, buon anno! Sono altro.
schifo, faccio un po' schifo. Ma sta registrando? Sì. Un po' sudato. Allora ragazzi, è la mezza e abbiamo già finito da un 5-10 minuti, quindi vedremo come sono venute queste riprese. Non mi ha convinto del tutto questo Capodanno, però rispetto a nulla qualcosa abbiamo fatto. La serata poi si è praticamente conclusa lì, perché sono stato 4 ore a montare il video, alle 6 poi sono sceso per andare a vedere l'alba e si sono aggregati anche dei miei amici. Però non è che sia iniziato poi così bene, questo 2022. C'è un bel problema, ovviamente. Davanti a me c'è la mia macchina e mi rendo conto di una cosa. La mia macchina è quella. Questa non dovrebbe essere qui. Fortunatamente Marica, una mia amica, era automunita. Ma non è che poi dopo sia andata molto meglio, eh. Veramente brutto. Tenebroso. L'alba più bella della storia del 2022. Veramente. La più bella dell'anno. Continuiamo così, cioè proprio sì. Benissimo. Non può andare peggio comunque di così. Non lo dire. No. Ma non lo dire, l'hai detto. Non importa di niente. È l'ultima. La prima delusione è andata e godo. Mamma mia, che bello. Quantomeno questa non mi ha fatto piangere. Questa rosa rappresenta l'alba. E infatti c'è lo stelo, ma non c'è la rosa. Questo è il dito in culo, ragazzi. Questo è il 2022. Yeah, stavo cadendo veramente. Che bello, un moschino dentro. Era quello che volevo. Buon appetito, buona prima colazione dell'anno nuovo, ragazzi. E con le riprese della nostra colazione post, tra molte virgolette, alba, si può concludere qui il Capodanno 2022. Spero che il video vi sia piaciuto e apprezziate tutto il lavoro che c'è dietro, non potete immaginare. Quest'anno ben 4 telecamere utilizzate, 3 durante la mezzanotte. Ringrazio Riccardo e mio padre per le riprese fatte in strada. È stato anche questo un Capodanno sottotono, sicuramente non paragonabile a quello dell'anno prima, dove non si è fatto praticamente nulla. Alcune persone che ci aiutano a migliorare lo spettacolo hanno preso il Covid, altri non avevano voglia, altri non volevano per il divieto di accensione. La mia più grande paura è che col tempo questa, come altre tradizioni, possano perdersi, perché il divieto proposto dal nostro grandissimo sindaco è un chiaro ed evidente segnale. Ovviamente io non sono stato tanto stupido da postare clip incriminanti riguardo ciò che io posso o non posso aver fatto, e mi sono limitato ad accendere dei bengala in total white in segno di protesta e rispetto verso una delle ennesime tradizioni di Napoli che vogliono far finire. Ho censurato ovviamente come sempre le persone che hanno acceso i fuochi d'artificio legalmente venduti, che più di ogni anno hanno paura di comparire nei video e che mi hanno chiesto anche questa volta di non pubblicare. Ragion per cui in ogni caso mi assumo io le responsabilità di un qualcosa che è super legale. Da profughi per una pizza d'asporto a incivili per accendere dei fuochi d'artificio legalmente prodotti e venduti. Non so dove arriveremo. Fatto sta che io sposo e rappresento così l'idea di tante persone indossando questa maschera, ma non ho paura di togliermela e metterci la faccia, sempre. Buon 2022 ragazzi, inutile augurarci il meglio, ovviamente io lo spero per me e per voi, ma rimbocchiamoci le maniche, perché il mondo sta girando in un verso strano. Ragazzi, non aspettate il cambiamento, siate voi il cambiamento.